Allora, oggi si prova una cosa nuova, in notturna. Accendo la luce, si accende meglio, si vede meglio. Così, bene. Allora, avevo provato oggi a farlo con l'auricolare, ma non veniva. Quindi, parlavo dei banchi di scuola di questa ministra, che noi si diceva da ragazzi, lumachina, tira fuori le cornina. Qui c'è da dire, Azzolina, tira fuori la testina, perché la testa non la stai usando, testina, perché quei banchi che ho visto sono banchi che se le davano a noi ai nostri tempi andavano a finire nei corridoi della scuola, ci sarebbe stato subito il Gran Premio di Formula 1 con le ruote, quindi tipo macchinina scontro, si sarebbe partiti di fondo fino in cima a fare le gare, addirittura si sarebbero portati anche fuori per la strada, perché con le discese e tutto, quindi erano una cosa importante. Quindi brava Azzolina, peccato sei arrivata ora, perché io ti volevo ai miei tempi. E quindi con il banco, con le ruote, io posso prendere ora, andare vicino ad un altro, quindi la distanza col cazzo, se vuoi si mantenga le distanze, prendi i banchi, le inchiodi in terra, le inchiodi senza spendere 200 euro a banco, che tutto il recovery fund che ci sa si spende tutto lì, prendi i banchi, le inchiodi in terra da una distanza di un metro e mezzo l'un dall'altro, vedrai, non si spostano, sono lì, stanno lontani e non c'è bisogno di fare tutte queste cose da deficienti. Il problema non è tanto lei che lo fa, e c'è chi dice pensa che sia giusto, quindi vedremo se lo fanno, speriamo di no. Ci sarà non più il Gran Premio, cioè la Formula 1, così ci sarà il Gran Premio di quinta, di terza, di seconda superiore con questi banchi con le ruote. Poi che dire, l'ultima cosa è, ancora ci sono questi che con questo virus continuano a fracassare i coglioni. A oggi ci sono stati 300 positivi e 3 morti, quindi vuol dire o che le curano bene o che il virus non è più come quello prima, o che ci prendono per il culo in un'altra maniera, quindi decidete quale delle tre è quella più giusta. C'è di sicuro che i positivi ci sono, ma si vede che il virus non ha più quella forza. E guarda bene, di questi 300 positivi la metà da dove viene? La metà vengano da quei poveri migranti che scappano dalla guerra in Tunisia, perché la maggioranza di quelli sono tutti, fuggono tutti dalla guerra in Tunisia, noto paese di guerre la Tunisia, sì, che le fanno quando noi andiamo in vacanza, smettono, quando andiamo via ricominciano le guerre, e metà nascono da loro, che arrivano e poi scappano, perché noi non siamo nemmeno capaci di guardare, da lì e poi scappano, però sono migranti. Te che vai per la strada e che vai in farmacia per farti intendere dalla farmacista, tiri giù la mascherina, che è successo a me davanti a un vetro antiproiettile, quella mi dà dell'incosciente, perché non sentivi, soccola, non sentivi, ho dovuto tirare giù perché se no non mi capivi, deficienti, capito? Allora quello che ti voglio dire, mi fai una cosa del genere e quelli le fai scappare, ma nessuno dice niente, nessuno, una parola, una lamentela, una cosa, no, si va a prendere quello che per la strada non ha la mascherina, oppure quando ti vedono camminare per la strada senza mascherina la gente va dall'altra parte come se io ci avessi il virus a chicchi e ti chiappo. Di quelli però non parla nessuno, tutti in silenzio, perché il 50% dei positivi in Italia è dovuto da migranti. Quindi mettetevelo in testa, o smettete di rompere i coglioni o ve la prendete con loro, e non andate lì a dire poveretti, fateli entrare, dovete lavorare in qualche maniera, perché avete rotto tanto i coglioni per tanto tempo con questo video, quindi visto che per voi l'emergenza esiste sempre, che ce la fate tenere fino a ottobre, che poi sarà fino, e si parla anche di quello, fate qualche cosa, sì, l'emergenza non finirà a ottobre, non finirà.
perché se a ottobre, se finisce a ottobre, a meno che non trovino un vaccino, e allora, come dire a Roma, sei la pina del culo. Però se no questi, cosa succede? Ottobre, novembre, dicembre, perché se fanno tanto di levare lo stato d'emergenza, di levare tutte le situazioni, allora sì che succede, vorrebbe dire togliere la paura e togliere la sottomissione delle persone, e allora a quel punto le persone cominciano ad avere una reazione diversa, una situazione diversa, e quindi il reagirebbero meno e ascolterebbero meno le cazzate che dicano, e chiudo, tipo quella: i posti di vacanza sono stracolmi, carine teste di cazzo, sono stracolmi il venerdì e il sabato e la domenica fino a mezzogiorno, poi la gente ritorna a casa e sono stracolmi il fine settimana come sono sempre stati, ma durante la settimana sono vuoti, vuoti come gli alberghi nelle città d'arte, sono vuoti, i ristoranti sono vuoti, la gente va, gli italiani che ci sono vanno solo al mare perché vogliono prendere un po' di acqua, un po' di fresco, tutto quello che c'è, il resto è vuoto, quindi non prendete per il culo il prossimo dicendo che ci sono dei posti di vacanza pieni, ma di che cazzo parlate? Guardate a settembre quanto sono stati pieni, guardate quante aziende, quante attività che chiuderanno per davvero perché presi dallo spirito di dire ah, succederà, faremo, oppure lo Stato mi darà i soldi, sì, facci la presa soldi e ti dallo Stato. Quindi, per favore, concludo con Azzolina, Azzolina, metti dentro la testina che prima avevi cercato di tirare fuori. Buio e saputino.